ho parlato di un antecedente di questo mio ultimo racconto, Il Vianto del Desiatica, ed è appunto l'isola di Brumaria. L'isola di Brumaria è ambientata in un'isola che non esiste in realtà, ma ha i suoi archetipi, e la storia che è alla base di questa piccola storia, la grande storia di quanto è avvenuto nei Balcani negli anni 90, tristemente. La storyline che è alla base di tutto il racconto e delle appendici è legata a quanto è avvenuto a Srebrenica. E i miei lavori sono legati ad altri lavori di carattere antropologico che sto svolgendo negli anni nei Balcani, proprio andando a cercare quelle che sono le memorie legate a queste stragi. Ecco, in questo libro trovate reso in modo narrativo e anche fantastico una parte di quelle che sono, diciamo così, le mie ossessioni.